Walter, a questo punto parliamo proprio del clima. Per tua esperienza, effettivamente hai la percezione che le montagne si stiano sempre più scaldando, c'è un clima sempre più caldo, effettivamente nevica sempre meno, anche perché la siccità di questi giorni qui potrebbe essere anche collegata alle minori piogge, anche alla minor neve che poi va in bere, imbeve molto meno il terreno e le falde acquifere, immagino, purtroppo. Non, è difficile chiederti se sia responsabilità dell'uomo, però sul clima possiamo invece farci un'idea. Ecco, esatto, la sensazione, insomma, suffragata da tantissimi dati, da tantissimi articoli scientifici, è che appunto il clima si stia modificando, questo è chiaro. Le responsabilità, poi bisogna vedere, probabilmente una parte di questo processo è dovuta anche all'uomo, o quantomeno l'uomo sta accelerando abbastanza dei processi che sono già in atto. Frequentando la montagna non è facile, non sei un termometro diretto, a parte l'osservazione per esempio di questi ghiacciai sul cambiamento climatico. Bisogna fare delle analisi scientifiche dove si vede che praticamente anche appunto c'è un innalzamento della temperatura medio, che comunque è una linea di tendenza che va verso l'alto, e in un ambiente, in un ecosistema delicato come quello della montagna, questi cambiamenti davvero si vedono in maniera macro evidente, cioè appunto il ghiacciaio si ritira, però vediamo anche per esempio la linea della vegetazione che cambia, si sposta verso l'alto, succedono delle cose che insomma sono abbastanza facilmente osservabili. Chiarissimo, chiarissimo.